terz'ultima giornata del campionato di Serie D, girone D. Il rush finale è lanciato con il Prato impegnato nella trasferta di Sorbolo sul campo del Lentigione, quarta forza del campionato. La squadra bianco-azzurra, reduce dal pareggio casalingo con il Fanfulla, cercherà di riprendere il cammino alla ricerca di un posto playoff. Sì, sono in gioco, noi è difficile ovviamente perché non, cioè anche se le vinci tutte e tre poi devi vedere i risultati delle altre, però siamo in obbligo di provarci, la voglia da parte dei ragazzi c'è di provare a vincere tutte e tre e poi vedere cosa fanno le altre. Sicuramente non è facile, però già parlare di playoff dopo che siamo partiti da una situazione insomma difficilissima è già un orgoglio e già un premio che si sono meritati tutti i ragazzi. Il Prato in striscia positiva da 6 partite per la sfida con il Lentigione dovrà rinunciare a Cela, Bonetti, Cecchi e Angeli infortunati, con il tecnico Maurizio Ridolfi sempre pronto a ruotare i propri 11 iniziali sulla base delle caratteristiche dell'avversario. Ultimamente si è sempre cambiato qualcosina, sempre lo stesso modulo ma sempre con qualche cambio in confronto alla settimana prima, però ora vediamo, cioè Moreo insomma non è al 100%, Angeli non so se si recupera, vediamo, gli altri stanno bene, che si cercherà di mettere in campo migliori 11 in quel momento, poi come dico sempre i cambi fanno la differenza e quindi tutti devono stare pronti. Il Prato sul campo del Lentigione, squadra più performante in trasferta che in casa, numeri alla mano, cercherà punti per continuare a inseguire un posto playoff. L'esclusione della Pistoiese ha riscritto la classifica, ma nonostante tutto, per poter sperare nell'aggancio alla zona nobile della classifica, serve una vittoria. In caso diverso, sarebbe la definitiva parola fine ad ogni sogno di gloria. Ogni partita ha storia a sé. Secondo me dipende molto, molto anche da noi, che siamo in un buon momento, domenica scorsa ci è girato un po' male, se no si poteva fare la quarta vittoria consecutiva, però andremo lì a provare a vincere, ovviamente con le nostre caratteristiche e cercando di sfruttare i loro errori e i loro punti deboli. Insomma, il Prato a Sorbolo con il Lentigione non potrà sbagliare.